Immagini da San Siro, San Siro vestito a festa, questa è la formazione della Roma che sta per disputare contro il Milan nello stadio dei campioni d'Europa la finale di ritorno della Coppa Italia della stagione 2002-2003. È il 31 maggio 2003, ebbene sì, tre giorni dopo Manchester, tre giorni dopo l'unica finale tutta italiana della storia della Champions League. Fra poco torneremo sulla formazione della Roma, due grandissimi capitani a centrocampo, Paolo Maldini e Francesco Totti. Questa la formazione rossonera con Abbiati in porta, la linea difensiva composta da Simic, Nesta, Laursen e proprio Paolo Maldini. A centrocampo ci sono Gattuso, Redondo e Seedorf, con Rivaldo, Serginho e Inzaghi in attacco. Tre giorni prima, Milan campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia a Old Trafford, a Manchester contro la Juventus, tre giorni dopo la finale di ritorno di Coppa Italia. Milan che non aveva praticamente fatto nessun allenamento per questa grande notte, per questa serata di festa, tutto esaurito a San Siro, probabilmente in caso di malaugurato di sconfitta dei rossoneri a Manchester difficilmente ci sarebbe stato il tutto esaurito a San Siro. Invece la festa, la finale, un bellissimo combinato disposto per Carlo Ancelotti e Mauro Tassotti, e quindi tutti allo stadio. Alla fine della partita dirà nella festa post gara Adriano Galliani a tutte le persone che erano con lui: ma avete visto San Siro stasera? Noi stiamo per vederlo, stiamo per seguire la partita con il Milan al calcio d'inizio. Dicevamo finale di ritorno. All'andata era finita 4-1 per il Milan a Roma con i giallorossi. Possesso palla da parte di Redondo. Andiamo sulla formazione della Roma. Roma che schiera Pelizzoli in porta, in difesa da destra Zebinà, Samuel, Panucci e Candelà. A centrocampo ci sono Tommasi, Emerson e Dacour, poi Lima, Cassano e Totti in attacco. Abbiamo visto questo tentativo iniziale di Paolo Maldini. Questo è il 31 maggio, tre giorni dopo Manchester. L'andata di questa finale di Coppa Italia si era giocata 8 giorni prima di Manchester, era il 20 maggio, e tutti noi pensavamo, insomma, che il Milan fosse ormai concentrato sulla finale di Champions League e che fatalmente la squadra rischiasse di non riuscire a dare molta importanza alla finale di Coppa Italia. Invece il Milan andò a Roma a vincere. Il Milan andò a Roma a vincere con un po' di turnover. Infatti giocarono a Roma all'andata pochissimi giocatori del Milan che avrebbero giocato anche la finale di Manchester, anzi fece tutta un'altra formazione Carlo Ancelotti, mandando poi in campo Shevchenko nel finale. Inquadrato Fabio Capello, allenatore della Roma. Il 20 maggio nella finale di andata era finita così: Totti in vantaggio per la Roma nel primo tempo, 1-0 per la Roma, insomma sembrava una finale già scritta. Invece nel secondo tempo succede di tutto di più a favore del Milan. Milan che un mese prima in campionato aveva perso 2-1 sul campo della Roma, per cui c'era timore, insomma, che quell'1-0 di Totti fosse difficilmente recuperabile. E invece nel secondo tempo, il 20 maggio 2003, nella finale di andata di Coppa Italia, Milan fa addirittura goleada, segna Serginho su rigore, segna Ambrosini, segna ancora Serginho, in 10 minuti 3 gol, da 1-0 Roma, 3-1 Milan, e poi all'89esimo il 4-1 di Shevchenko. Per cui sembrava una finale già scritta questa di San Siro, però la Roma sapeva che il Milan aveva fatalmente le gambe pesanti, aveva festeggiato molto dopo la vittoria di Manchester, per cui la Roma, con lo spirito competitivo e sportivo che ha sempre avuto poi Fabio Capello, era venuta assolutamente a San Siro per giocarsi la partita. Adesso c'è un tentativo da parte di Uri Costa, che ha provato a servire Inzaghi, l'intervento da parte dei giocatori romanisti. Milan che aveva avuto un cammino in Coppa Italia relativamente semplice, con tutto rispetto per le squadre che stiamo per citare. Negli ottavi di finale il Milan aveva pareggiato 1-1 sul campo dell'Ancona e poi aveva battuto l'Ancona 5-1 a San Siro. Personalmente ricordo benissimo quel 5-1 a San Siro, perché il giorno dopo era in programma la festa natalizia del Milan agli Stand Studios nella periferia a est, insomma nei pressi di Segrate, nei pressi dell'Idroscalo di Milano, la famosa festa natalizia nella quale Seedorf cantò canzoni meravigliose alla fine del ritorno
ritrovo natalizio. Ecco, e proprio quella sera la società disse a tutti noi, insomma, pensate che festa sarebbe stata stasera se ieri non avessimo vinto contro l'Ancona, perché l'Ancona era passata in vantaggio con Ganze, poi 5 reti rossonere e Milan qualificato. Nei quarti di finale della Coppa Italia 2002-2003 il Milan aveva pareggiato 0-0 col Chievo e sembrava un po' a rischio la qualificazione, poi 5-2 per il Milan nella gara di ritorno contro il Perugia, semifinale, il Perugia di Miccoli, il Perugia di Vrizzas, il Perugia di Serse Cosmi, all'andata 0-0 in una settimana anomala, perché in quella settimana di febbraio il Milan giocò il giovedì Perugia-Milan di Coppa Italia e la domenica pomeriggio Perugia-Milan di campionato, tant'è che il Milan nella città di Ilario Castagnier, suo ex allenatore, rimase per intero in settimana nella città umbra senza fare ritorno a Milano. 0-0 all'andata in semifinale di Coppa Italia con il Perugia e poi ritorno 2-1 per il Milan con le reti di Tomasson e Nesta, con il gol di Caracciolo e con il Perugia che aveva clamorosamente sfiorato il 2-2 nel finale. E quindi poi la finale, abbiamo già raccontato del 4-1 dell'andata, adesso siamo nel vivo delle cose per la partita di ritorno. Milan che festeggia la Champions League a Manchester, ma sarebbe meraviglioso per tutti i tifosi e per tutta la squadra evidentemente festeggiare nella stessa notte di San Siro sia la Coppa Italia che la Champions League. Emerson allarga il gioco sulla destra per Tommasi, Roma che invece non ha nulla da festeggiare, Roma che vuole giocarsi la finale dopo l'1-4 dell'andata anche agli occhi dei suoi tifosi, insomma la Roma vuole cercare a tutti i costi di lasciarsi alle spalle quella goleada subita sul proprio campo. Qui Gattuso va un po' lungo su Lima, Gattuso commette un fallo piuttosto duro, qui rivediamo intanto la palla che era riuscita ad arrivare dalle parti di Totti, poi Totti aveva perso l'appoggio, era scivolato sul terreno nell'area di rigore del Milan, pubblico milanista che ha sempre amato calcisticamente Totti e insomma è sempre stato considerato un grandissimo rivale tecnico, sempre applaudito e sempre omaggiato. Inquadrato adesso Zebina che dà la palla in avanti per Tommasi, Tommasi prova a liberare sulla destra, Milan che deve stare molto attento a non prendere gol, Milan che deve gestire la partita, Milan che deve stare attento alle varie situazioni della gara. Carlo Ancelotti ha consentito ad Abbiati di scendere in campo dall'inizio in questa gara con la tendenza di Carlo Ancelotti a schierare sempre Abbiati. Abbiati aveva giocato tutte le partite di Coppa Italia che prima abbiamo elencato, le due con l'Ancona, le due col Chievo, le due col Perugia in semifinale, quella con la Roma all'andata, le aveva giocate sempre Abbiati, quindi Carlo Ancelotti tiene fermo naturalmente a maggior ragione anche per la finale, il punto di Christian fra i pali in occasione della finale di ritorno di Coppa Italia. Era ancora l'epoca in cui il format della Coppa Italia prevedeva appunto in finale la gara di andata e quella di ritorno. Dacur scambia centrocampo con Emerson allarga il gioco dalle parti di Lima prova a dare in profondità, va a chiudere Laursen che fa coppia centrale con Sandro Nesta, inquadrato Cassano, ci sono Adriano Galliani, Pier Silvio Berlusconi, Franco Carraro e Marco De Benedetti in tribuna d'onore per questa sfida di San Siro, con Abbiati che recupera palla e rilancia verso destra dove attende Seedorf. Naturalmente il Milan sa di avere poca benzina, sa di avere poca forza nelle gambe, sa di aver festeggiato molto, di aver dormito poco dopo Manchester, c'è stata anche la festa sul pullman scoperto per la città e quindi insomma il Milan è arrivato a questa partita con la Roma naturalmente avendo poco brio, poca elettricità, quindi si tratta un po' di far passare il tempo, di non farsi male, di gestire la partita senza scossoni. È chiaro che se c'è una squadra che vuole dare uno scossone invece alla partita, questa è la Roma, che vuole uscire in qualche modo dal limbo dell'1-4 della gara d'andata all'Olimpico. Redondo che aveva esordito in questo campionato proprio contro la Roma, questa è Coppa Italia, ma in questa stagione contro la Roma in campionato, in quel Milan-Roma 1-0 del 7 dicembre 2002, in cui Redondo
fece il suo ritorno dopo anni di assenza nel calcio in maglia rossonera, presenti anche Giovanni Trapattoni e Cesare Maldini. Bellissima questa immagine della grande storia rossonera in tribuna d'onore, due ex CT, due ex campioni d'Europa e compagni di squadra a Wembley nel 1963, e dal 63 al 2003 Cesare Maldini Wembley 63, Paolo Maldini Manchester 2003. Insomma, la storia del Milan è unica anche e soprattutto per queste cose. Attenzione alla Roma che sta per battere la punizione, dicevamo il ritorno di Redondo proprio in un Milan-Roma in cui segnò Inzaghi nel secondo tempo, con un po' di polemiche per un probabile, lo possiamo ammettere, anni e anni dopo fallo di mano di Pippo in avvio d'azione. 5 rossoneri in barriera, c'è Totti che va a calciare. Totti cerca subito di creare un po' di pretesti, di fare un po' di polemica. Ecco Gattuso e Totti poi sarebbero diventati grandissimi amici 3 anni dopo la finale di Berlino contro la Francia, quel grande mondiale del 2006, splendida la parata di Abbiati sul tiro di Totti. Adriano Galliani riceve i complimenti, ma insomma ha già capito che sarà una serata dura, per cui pensare che 90 minuti contro un tiratore come Totti, contro una squadra qualitativa come la Roma, il Milan passerà una partita senza scossoni e senza problemi è difficile. Adesso anche sul calcio d'angolo la Roma si è resa pericolosa. Milan che voleva a tutti i costi bissare l'impresa del 72-73, esattamente 30 anni prima il Milan aveva vinto nella stessa stagione sia la Coppa Europea a cui partecipava, cioè la Coppa delle Coppe, sia la Coppa Italia. Nel 72-73 c'era stata anche la beffa della Fatal Verona, ma nel 2002-2003, 30 anni dopo, non c'era stata nessuna beffa in campionato, perché il Milan aveva fatto un grande girone di andata, ma per le tante partite, ben 19 disputate per vincere la Champions League, la squadra poi era andata incontro a un po' di stanchezza, un po' di fortuni, nel girone di ritorno in campionato era calata, per cui l'idea di abbinare in una stagione in cui il girone di ritorno di campionato era stato difficile e problematico la conquista della Champions League in una finale tutta italiana con la Juve, dopo aver vinto il derby in semifinale, dopo aver pareggiato, che è ancora più perfido se vogliamo, che è ancora più subdolo, il derby di semifinale, qui non c'era fuorigioco di Inzaghi, il derby di semifinale con l'Inter, ma c'era il fallo di mano di Inzaghi, e abbinare alla Champions League contro le due tradizionali rivali italiane la Coppa Italia, insomma era un progetto splendido per il Milan che stava cercando di portarlo a buon fine. Qui entrata dura di Gattuso su Cassano, c'è il gol di Totti, ma il gioco è fermo. Cassano protesta all'indirizzo dell'arbitro Rosetti, c'è subito un primo scatto di nervi da parte di Cassano, che viene richiamato dall'arbitro Rosetti. Cassano ha voluto battere la punizione velocemente. Naturalmente in questi casi normalmente fischia l'arbitro, poi si batte la punizione. I giocatori del Milan si erano fermati, forse aveva toccato anche la palla con la mano Cassano, per cui una protesta assolutamente fuori luogo quella di Antonio Cassano contro l'arbitro Rosetti e all'indirizzo della decisione presa sullo sviluppo di questa azione. Veramente il gioco era fermo, i nostri giocatori erano in stato di gioco fermo, e poi nel toccare la palla da terra Cassano probabilmente se l'era anche un po' aggiustata con la mano, quindi giustissima la decisione di Rosetti. Attenzione Totti, ancora un'altra punizione, il tiro di Totti, la deviazione questa volta di Rivaldo, e poi la palla finisce alta e fuori. I campioni dell'Europa siamo noi, i campioni dell'Europa siamo noi, era il canto di quella sera, l'hanno ripetuto almeno una 50 di volte i tifosi di tutto lo stadio dopo la vittoria sulla Juventus a Manchester. Quella sì, una vittoria ai rigori, forse un po' perfida, forse un po' subdola anche quella, ma insomma è importante il trofeo in bacheca, è importante, fondamentale solo ed esclusivamente l'Albo d'Oro, e il Milan ai rigori, pur avendone sbagliato qualcuno, anche il Milan era riuscito a trovare la strada per alzare la coppa prima della Juventus e meglio della Juventus. Nesta, uno dei giocatori che avevano fatto gol nella finale di Manchester contro la Juventus. Intanto le immagini hanno fatto un salto in avanti velocissimo
per portare la palla sui piedi di Candelà, poi ancora il giro palla da parte della Roma. Roma che tiene palla a centrocampo con Zebinà, sempre 0-0 a Milano San Siro, e Paolo Maldini esce bene a testa alta per servire Rivaldo. Paolo Maldini in questa partita è uno di quelli che danno la carica, uno di quelli che aveva goduto di una condizione straripante, fantastica per tutta la stagione 2002-2003. Paolo Maldini strameritava, intanto in panchina avete visto Pirlo Ricosta, strameritava il pallone d'oro che poi invece sarebbe stato dato a Nedved. Era una di quelle cose che succedevano all'epoca, inquadrati anche Dida e Calazze che a sua volta aveva giocato dall'inizio da titolare la finale di Manchester contro la Juventus. Palla in avanti da parte della Roma con Totti che imbuca per Sandro Nesta. Sandro Nesta in copertura su Tommasi. Sandro Nesta va a recuperare, serve Paolo Maldini. Ecco la deviazione da parte di Candelà, ancora Paolo Maldini che interviene in scivolata su Dacur, e poi la palla arriva dalle parti ancora di Candelà. Quindi Emerson, c'è un rilancio da parte dei giocatori giallorossi, poi ancora Serginho che ha una buona lettura servendo il pallone dall'altra parte del campo, recupera ancora Sergio Claudio dos Santos che avanza appoggiandosi all'avversario come tanti anni dopo ci avrebbe abituato a veder fare Theo Hernandez. Intanto una brutta entrata di Zebinà su Seedorf, ci sono i tifosi milanisti arrabbiati, vanno subito a protestare quelli della Roma. Carlo Ancelotti con un'espressione molto seria, Zebinà va a scusarsi con Seedorf. Seedorf accetta le scuse ma parla dell'accaduto, parla dell'episodio con Zebinà. Anche Emerson va su quello che sarà poi negli anni successivi suo compagno di squadra, fallo assolutamente da giallo quello di Zebinà, bruttissima entrata di Zebinà, qualcosa in più del giallo anche, però insomma l'arbitro Rosetti non interviene in questo senso. Inquadrato adesso Pelizzoli, il portiere della Roma, poi ancora Cassano, palla messa in mezzo, deviazione da parte del Milan, ma la Roma attutisce il colpo, entrata anche qui dura di Paolo Maldini su Francesco Totti, non ammonisce nessuno l'arbitro Rosetti, insomma anni dopo con un diverso metro arbitrale qui sarebbero già volati 2-3 cartellini gialli. La partita è dura, insomma il Milan intanto vedete il grazie campioni, lo striscione della curva sud rivolto alla squadra, parla con la sua panchina Antonio Cassano che è sempre stato fiero rivale dei colori rossoneri sia quando giocava nel Bari che nella Roma che nella Sampdoria, poi è diventato milanista ma per una stagione e poi si è detto interista e insomma ha lasciato il Milan per andare nella sua squadra del cuore, e naturalmente va bene così, contento lui evidentemente, e contenti tutti, anche se poi negli anni è arrivato ed è tornato a parlare del Milan in toni più sereni Antonio Cassano, e ha fatto anche i complimenti a quella straordinaria rosa. Cassano è stato al Milan un anno e mezzo, da gennaio 2011 fino all'estate del 2012, a quella straordinaria rosa che aveva il Milan in quegli anni 2010-2011, anno scudetto, con gol di Cassano proprio nel derby contro l'Inter del 3-0 del 2 aprile 2011, e poi anche evidentemente la stagione successiva con il problema al cuore che è stato affrontato in tutto e per tutto da Antonio Cassano, dalla sua famiglia, poi dal Milan, dai medici del Milan e da tutti i tifosi rossoneri che gli erano stati molto vicini. La palla è uscita, la rimessa con le mani, qui invece siamo sul 2003, siamo sulla finale di ritorno di Coppa Italia, inquadrato Candelà che è pronto a rimettere palla in gioco, la deviazione in testa di Paolo Maldini, l'intervento di Martin Laursen che era arrivato al Milan con tante speranze nell'estate del 2001 e non è riuscito insomma ad ottenere dal Milan, un po' come Elbeg, tutte le soddisfazioni che voleva. Ecco, tanti anni dopo, rispetto ai danesi Laursen ed Elbeg, ha avuto forse più successo lo stesso Simon Kjær, che naturalmente nel gennaio 2020 avrebbe poi indossato la maglia rossonera. Ma stiamo sulla finale di ritorno di Coppa Italia del 2003 con Serginho che recupera palla. Serginho prova ad andare, c'è la deviazione da parte di Zebinà.
La palla è uscita, sembrava potesse essere calcio d'angolo. Serginho guarda in questo senso il direttore di gara, dà indicazioni ai suoi giocatori, Fabio Capello. Vediamo se sono i giocatori o l'arbitro, mi sembravano i suoi giocatori. Adesso è la Roma che riparte in avanti con Candelà. Candelà serve Cassano, Gattuso lo mette a terra, c'è calcio di punizione a favore del Milan. Ogni volta che c'è un fallo, Cassano davvero insorge. E quindi vediamo ancora Fabio Capello in panchina sullo 0-0 dopo il 4-1 dell'andata. Questa è la finale di ritorno di Coppa Italia a San Siro. All'andata all'Olimpico il Milan aveva vinto 4-1, quindi largo vantaggio a favore dei rossoneri, ma nel calcio non si sa mai, bisogna sempre stare molto 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 attenti. E quindi vediamo adesso, abbiamo appena visto l'inquadratura di Totti, il cross da parte della Roma, la deviazione di testa da parte di Panucci, inquadrato ancora Cassano, qui Zebina, qui Ancelotti. Milan che deve stare molto attento a controllare, monitorare tutte le situazioni della partita. Vediamo Cristian Abbiati che lancia lungo, c'è la deviazione di spalla da parte di Rivaldo. Ancora la Roma che dà palla in dietro e Carlo Ancelotti a sua volta invita i propri giocatori ad alzarsi, a salire, andare a fare un po' di pressing nei confronti della difesa giallorossa. Panucci rimette palla in gioco, ancora una serie di deviazioni. Ecco Martin Laursen che fa pallonetto, ha sfiorato di testa questa palla Seedorf. Serginho, Rivaldo, Inzaghi. Era un attacco a tre, un albero di Natale che di tanto in tanto Carlo Ancelotti nel corso della stagione aveva usato in quel 2002-2003, che forniva insomma tante possibilità Carlo Ancelotti di schierare i propri giocatori. A volte veniva schierato nei tre anche Seedorf, oppure Thomasson, oppure naturalmente mancherebbe altro Shevchenko, per cui insomma c'erano tante possibilità. Non c'era ancora Kakà sarebbe arrivato un mese e mezzo dopo questa finale, però c'era Rivaldo, insomma il Milan aveva tante possibilità di alternare i tre in attacco, tutti i giocatori di altissima classe, tutti i giocatori di grande prestigio e grande carisma. Dario Simic che avanza, Dario Simic che si era riciclato, diciamo che si era adattato a fare il terzino destro nel corso di questa stagione. La stagione successiva però sarebbe arrivato un cattedratico del ruolo come Marco Scafu, cui un altro cattedratico come Mauro Tassotti, che durante questa partita in panchina con Carlo Ancelotti avrebbe fatto ulteriori lezioni supplementari di fase difensiva, che non c'era nulla da insegnare a Cafu sulla fase offensiva evidentemente, ma sulla fase difensiva lì, ma sulla fase difensiva sì. E quindi Carlo Ancelotti aveva proprio indicato, aveva proprio chiesto cortesemente al Tasso di stare sul pezzo con Cafu sulla fase difensiva, e questo accadde con grande disponibilità di Cafu e con grande sapienza calcistica da parte di Tassotti. Abbiamo visto inquadrati poco fa due grandi giornalisti, Pietro Calabrese e Ferruccio De Bortoli. Ferruccio De Bortoli è un grande e da sempre tifoso milanista. Adesso c'è un altro calcio di punizione a favore della Roma, inquadrati da Kur e Simic. Si organizza la barriera rossonera, attenzione, un'altra punizione, la terza volta che Totti su punizione va a minacciare Abbiati. La prima volta c'è stata una grande parata di Cristian, la seconda volta una respinta di piede da parte di Rivaldo. Vediamo adesso cosa succede. Preoccupazione alla barriera rossonera, passano i minuti, 0-0, la palla era passata ma l'ha allontanata questa volta Inzaghi. Ancora la palla lunga della Roma da Kur per Candelà, che mette in mezzo una bella palla. Vedete la pubblicità Fortunella di Milan Channel. Spesso il Milan quella stagione aveva segnato con il tabellone luminoso, il LED che indicava Milan Channel durante le partite, il club channel della squadra rossonera, inaugurato il 16 dicembre 1999, che poi è divenuto Milan TV il 1 luglio del 2016. Palla messa in mezzo da Cassano, dalla bandierina, è andato a prendere il pallone Cristian Abbiati. Avete visto Leonardo, avete visto Teo Teocoli, insomma tanti grandi personaggi
dello sport, della storia, abbiamo visto prima del giornalismo, dell'imprenditoria, delle istituzioni sportive sono presenti a San Siro e la regia indugia anche su Franco Baresi, naturalmente. In queste serate di gala è possibile anche per il regista non farsi mancare nulla e il regista lo sta facendo ampiamente. Giro palla da parte della Roma con Zebinà che serve Pelizzoli, Pelizzoli mette il pallone in mezzo al campo, c'è la deviazione di testa di Redondo, poi Dacur va a recuperare, ancora il tentativo di intervento di Gattuso, poi il pallone lavorato dalla Roma con Samuel fa palla lunga, attenzione Cassano, deve uscire Abbiati e Abbiati allontana il pallone di piede, si è preso un gran rischio Christian, ma è andato di giustezza, di precisione sulla palla, vediamo Cassano con l'uscita di Abbiati, palla piena da parte di Christian, Cassano cade in area di rigore, Cassano ha messo il piede su Abbiati, questo non è francamente fantastico, in ogni caso l'arbitro non è intervenuto, serenità in campo, va bene così, ottima uscita da parte di Abbiati, tentativo da parte della Roma, Seedorf è riuscito a recuperare palla a Totti, contropiede rossonero la prima volta, Milan non ha ancora creato occasioni pericolose, Milan che prova a presentarsi con Serginho ma riesce a fare un grande recupero difensivo la Roma e quindi c'è la palla servita a centrocampo per Dacur, falloso l'intervento di Gattuso e proprio un Milan, vedete, con le gambe pesanti, con tanta festa nei polmoni e nella propria concentrazione, lo si vede dal fatto che la squadra va sempre lunga nei contrasti. Gioco che è ripreso, ancora un calcio di punizione a favore della Roma, anche il Milan sta commettendo molti falli proprio per questo, proprio per quello che vi dicevamo, c'è Trefoloni, quarto uomo a bordo campo, che sta cercando di tenere calmo Carlo Ancelotti che sente molto la partita, lui ex giocatore della Roma. Inquadrato ancora Carlo che in questo momento è davvero arrabbiato, Trefoloni di Siena cerca di tenerlo tranquillo, adesso tocca a Cassano battere la punizione sempre sullo 0-0, in questo momento la Coppa Italia saldamente nelle mani del Milan, però insomma la Roma è molto motivata, molto nervosa, la partita è vera e il Milan non ha fatto gli allenamenti, non ha cercato la concentrazione per una partita vera. Tre giorni prima il Milan trionfava a Manchester in Champions League, dopo i supplementari, rigore, dispendio mentale e fisico pazzesco, anche se evidentemente poi la vittoria sana tutto, poi la vittoria ti dà nuove energie, però una volta che sei sul campo l'euforia per la vittoria lascia il tempo che trova e tu hai le gambe un po' pesanti che ti fanno andare lungo nei contrasti, che ti fanno commettere falli, che ti fanno fare poche azioni. In 26 minuti il Milan non solo non ha mai tirato in porta, quindi era un Milan che era lì giusto per tenere la situazione, per tenere il punto, per controllare la partita, ma il Milan non solo non aveva creato occasioni, non aveva nemmeno mai tirato in porta, non era mai stato pericoloso. Era presente anche Franco Baldini con un giovanissimo Pradè in tribuna d'onore sotto la postazione dell'alta dirigenza rossonera in quella notte di Coppa Italia, in quella notte del 31 maggio 2003. Milan che aveva organizzato poi a partire dal giorno successivo il workshop, un momento di business dell'area commerciale del Milan con tutti i propri sponsor a Tropea in Calabria, per cui insomma era in programma anche una festa al vicino ippodromo di San Siro, per cui festa a Manchester per la Champions League vinta, finale di Coppa Italia, pienone a San Siro, festa di fine stagione all'ippodromo e poi workshop commerciale rossonero il giorno dopo, insomma un finale di stagione 2002-2003 a tappe davvero forzate per quanto riguarda la squadra rossonera. Colpi proibiti a non finire in campo, anche Cesare Maldini insomma ha capito dal linguaggio del corpo che la partita non solo è vera ma è anche dura e cattiva, abbastanza sporca dal punto di vista dei falli, ha provato a dare palla in avanti adesso il Milan con il passaggio di Rui Costa di Gattuso in avanti, Rui Costa è in panchina, Rui Costa aveva saltato dall'inizio almeno questa gara con la Roma, Seedorf, la palla finisce alta e fuori, quindi era Gattuso con i calzettoni abbassati ad aver toccato l'ultima palla. Avete visto intanto i tifosi della Roma al primo anello, quella ancora l'epoca dei tifosi avversari al primo anello, poi sarebbero passati al terzo negli anni successivi. Al primo anello c'era evidentemente una possibilità di incidere sulla partita, di rendere la partita in casa fino a un certo punto. Attenzione Seedorf che mette in mezzo questa palla, allontana nell'area piccola Zebinà,
palla finita alta, erano i calzettoni arrotolati di Gattuso che ci avevano indotto in errore per quanto riguarda Rui Costa. Eccolo Gattuso, Gattuso che dà palla, e lui è Gattuso, non è Rui Costa, del resto sono giocatori ben diversi fra loro, però è che erano proprio i calzettoni arrotolati che ci avevano fatto pensare a Rui che era in panchina, entrerà poi probabilmente nel corso del secondo tempo. Attenzione alla Roma, Roma che fa cambio gioco con Totti, ma c'è la chiusura di Sandro Nesta. Sandro Nesta che aveva fatto pochi giorni prima nella finale di Manchester contro la Juventus un intervento strepitoso su Ferrara sulla linea di porta, gol ormai fatto, cose da illusionista, cose da Nesta. Attenzione Fernando Redondo che tiene palla, il tocco laterale per Simic. Simic riesce a servire ancora Sandro. Sandro allarga il gioco per Paolo Maldini. Ecco il tentativo di avanzata di Paolo, recupera la palla Serginho, attaccato dai romanisti, ancora Rivaldo, Paolo Maldini fa girare palla, fa la finta Redondo, ma interviene ancora la Roma, Roma che si porta in avanti con questo tentativo di Emerson, ma il controllo di Cassano è ai migliori. Gattuso che gioca a destra, chiude tampone a destra, ma viene a chiudere anche a sinistra. Continua le grandi corse che faceva anche nel secondo tempo supplementare a Manchester contro la Juventus. Qui stiamo giocando tre giorni dopo la finale dell'Old Trafford. Attenzione Tommasi, finale di Coppa Italia di ritorno, 0-0 San Siro, 4-1 per il Milan all'andata. Palla lunga, ci sono Simic e Totti che vanno a contatto, ha quasi minacciato con un pugno Totti Simic. Seedorf infatti interviene, Seedorf e Simic erano due cari amici, erano stati anche compagni di squadra nell'Inter. Cassano tocca l'arbitro, oggi non si potrebbe più fare. Seedorf parla ancora con Cassano, Simic va a stringere la mano di Totti. È vero che Simic è entrato in maniera un po' dura, Totti ha avuto lo scatto di un momento, vedete? Vedete? È vero, c'è stata una gomitata di Simic, è vero, c'è stata una gomitata di Simic, quindi un intervento duro da parte di Simic, e Totti vedete che col fianco, che sul fianco di Simic, insomma non è un vero e proprio pugno, è una botta, una sorta di reazione che rispetto alla gomitata presa da Totti può anche starci. Totti che dice a tutto il mondo di stare zitti, lui ha la fascia di capitano e può parlare, insomma un po' ostentata, un po' esibita in questo caso la fascia di capitano, ma tant'è. Palla sfiorata da Inzaghi, deviazione di testa da parte della Roma, ancora il recupero da parte di Perizzoli, Perizzoli per Zebina, Zebina da palla in avanti, attaccato duro Emerson, recupera palla Rivaldo, Rivaldo finisce a terra, la riceve Inzaghi questa palla, Inzaghi la porta in avanti, Inzaghi Seedorf, ancora Inzaghi per Clarence, Clarence in area di rigore, Clarence, secondo palo, non arriva il tiro, perde un po' l'attimo Clarence Seedorf, poi c'è Lima che va a raddoppiarlo, la palla torna indietro, dalle parti Dario Simic che mette in mezzo questo pallone e c'è il recupero da parte di Candelà. Questa finale di Coppa Italia è solo un assaggio di quello che accadrà un anno dopo, quando Milan-Roma sarà di fatto la finale scudetto del maggio 2004. Qui siamo nel maggio 2003, quindi erano anni in cui con Capello la Roma era molto forte, Cassano prova anche lui a fare qualche fallo ma non ci riesce, e Nesta è disarmante nel recuperare palla e nel reimpostare l'azione. Ancora Milan, Fernando Redondo, l'allargo per Seedorf, si decentra Simic ma va per linea interna Seedorf, chiamando in causa Rivaldo, poi Serginho, buona transizione rossonera, buona manovra fluida del Milan, ecco Serginho che serve Maldini, capitano Maldini mette in mezzo, la palla è troppo alta e colpetto, devia in calcio d'angolo Lima, le mani sui fianchi per Fabio Capello, sa che più passa il tempo più diventa difficilissima, già è molto improbabile però più diventa difficilissima la conquista della Coppa Italia da parte della Roma, e qui c'è la deviazione di Lima in calcio d'angolo. Dalla bandierina il Milan, si presenta Rivaldo, Rivaldo pronto a mettere in mezzo, c'è ancora però ancora qualche attimo di attesa con l'arbitro Roberto Rosetti che dà indicazioni a tutti i giocatori nell'area di rigore romanista. C'è Carlo Ancelotti inquieto, Carlo Ancelotti che parla con Silvano Ramaccioni delle varie decisioni arbitrali, lui l'ammonisce, l'altro non l'ammonisce, insomma Carlo Ancelotti discute un po' con i suoi il metodo arbitrale di Rosetti fino a questo momento. Del resto la partita è controversa, la partita è dura,
e fino a questo momento peraltro non ci sono ancora state ammonizioni da parte dell'arbitro Rosetti, nonostante entrate molto dure, devo dire, sia da una parte che dall'altra. Deviazione ancora in angolo da parte della Roma, è stato Candelà a mettere fuori. Candelà, insomma, era uno dei romanisti storici di quegli anni, aveva vinto anche lui lo scudetto nella stagione 2000-2001, sempre naturalmente con Fabio Capello sulla panchina giallorossa. Fabio Capello che aveva finito di allenare il Milan nell'estate del 1998, Alberto Zaccheroni al suo posto. Fabio Capello era rimasto fermo un anno, il 98-99, poi nel 99-2000 era andato ad allenare la Roma, e al secondo anno in giallorosso per lui fu scudetto. C'è lo striscione dedicato a Antonio De Falchi, il povero Antonio De Falchi, che purtroppo perse la vita prima di un Milan-Roma a San Siro a fine anni 80. E giustamente dal loro punto di vista i tifosi giallorossi ne tengono viva la memoria. Rivaldo tiene palla, Rivaldo controlla la situazione, la appoggia ancora sulla destra per Redondo, Rivaldo, insomma erano grandi del calcio, erano signori del calcio che in quella stagione nel Milan facevano pochi minuti, qualcuno in più Rivaldo rispetto a Redondo, però entrambi comunque avevano giocato partite di Champions League, per cui entrambi avevano vinto a pieno titolo, con tutti gli effetti, con tutti i crismi, a loro volta la Champions League 2002-2003, la sesta della storia rossonera, l'unica conquistata in una finale tutta italiana. Giro palla da parte della Roma, che la mette a terra e riparte. Attenzione Panucci, Cristian Panucci, che ha vinto, a proposito di Champions League, una coppa con il Milan. Panucci è stato titolare nella partita del secolo del Milan, Milan-Barcellona 4-0 ad Atene il 18 maggio 1994, in una finale naturalmente passata assolutamente alla storia. Attenzione Serginho che mette in mezzo, e qui c'è anche un po' uno scambio di consegne, no? Panucci aveva vinto la Coppa dei Campioni col Milan nel 94, da quel momento, dopo quella quinta edizione della Coppa, il Milan non aveva più vinte, e Panucci è presente 9 anni dopo nella serata in cui nella finale di Coppa Italia il Milan celebra comunque la sua sesta Champions dopo aver battuto la Juventus ai calci di rigore. Lima serve Cassano, arriva Gattuso implacabile, le prende tutte Gattuso, le recupera tutte Gattuso in questa partita. È un Milan di mestiere, un Milan di organizzazione, grandissima giocata sul piano tecnico di Rivaldo che solo un anno prima era stato fra i protagonisti di Felipao Scolari per la vittoria del mondiale brasiliano in Corea e Giappone. Lo stesso Scolari aveva detto, insomma, i gol della finale con la Germania li aveva segnati entrambi Ronaldo il fenomeno, però il vero giocatore protagonista, il vero giocatore totale, il vero giocatore fondamentale del Brasile di questi mondiali è stato Rivaldo, aveva dichiarato Felipao Scolari. Fabio Capello urla e se la prende un po' con tutto il mondo, sprona la sua squadra, adesso c'è la rimessa con le mani a favore dei rossoneri con Redondo che serve Zeedorf restituisce palla a centrocampo per Gattuso, ancora il rilancio di Redondo chiama in causa Paolo Maldini serve Rivaldo, ecco il Milan che traccheggia a centrocampo, che è la cosa francamente che bisogna fare per far passare il tempo senza danni, che è l'unico piano partita, l'unico progetto di gara che obiettivamente il Milan può varare, non avendo fatto allenamenti specifici per questa finale di Coppa Italia, avendo festeggiato per tutti e tre i giorni dopo la vittoria della Champions League a Manchester prima di questa gara. Anche qui non c'è ammonizione, anche qui lascia giocare Rosetti, anche qui è stato duro, molto duro il nostro intervento, molto dura l'entrata di Gattuso su Totti. In quel momento non sapevano, anche Totti ha messo un po' la gamba e poi Gattuso ha preso anche un po' di pallone. In quel momento non sapevano che avrebbero registrato addirittura 3 anni dopo da campioni del mondo uno spot pubblicitario insieme. All'epoca stavano semplicemente battagliando per la Coppa Italia 2002-2003 con Gattuso, che voleva fortemente regalare ai tifosi milanisti e quindi anche a se stesso, perché lui è sempre stato tifoso del Milan, un'altra gioia dopo quella di Manchester. Giro palla di Perizzoli serve Panucci scambia con Samuel va da Zebina, partita che sta entrando nella parte finale del primo tempo. Ci sono state tante proteste, tante entrate dure, tante scorrettezze, a terra intanto Rino Gattuso, molti più corpo a corpo che occasioni da rete in questo primo tempo. È una gara nervosa, è una gara tesa, comunque c'è in palio un trofeo, qui brutta l'entrata di Candelà su Gattuso, è francamente incredibile, era veramente tutto un altro metro arbitrale quello di tanti anni fa. È incredibile che non ci siano ancora state ammonizioni, le entrate
qui in una partita del 2019-2020 avrebbe già potuto esserci un'espulsione, o da una parte o dall'altra. Qui invece non c'è ancora stata una ammonizione, con entrate obiettivamente molto spesso oltre asticella, molto spesso oltre il limite. Attenzione Inzaghi, Inzaghi braccato da Samuel, Samuel è riuscito a mettere comunque la palla in fallo laterale. Carlo Ancelotti chiede calma con la sua espressione rivolta ai propri giocatori, ma immagino anche un po' gli avversari, però è un'espressione molto conciliante, per nulla livorosa e per nulla provocatoria. La palla è recuperata adesso ancora dalla Roma. Zebina, c'è il controllo dei giallorossi che con Samuel cercano la palla lunga, cercano di scavalcare il centrocampo. Nesta in vantaggio su Cassano, Cassano ha messo le braccia sulla schiena di Nesta, Nesta infatti dice qualcosa al giocatore barese, Cassano butta il pallone addosso a Nesta, incredibile il livore manifestato in quella partita da Cassano, Cassano che va a dire a Nesta di sbrigarsi. Fabio Capello cerca in uno stadio che non è più suo, in uno stadio che sta saltando per la vittoria della Coppa dei Campioni, cerca comprensione da parte dei tifosi, insomma è uno stadio rossonero e Cassano e Capello, che erano arrivati molto carichi quella sera a San Siro, in qualche modo ne devono prendere atto. La palla è di Gattuso, Gattuso gira verso Redondo, Redondo porta il pallone a destra ancora per l'avanzata da parte di Dario Simic, ecco il controllo, vediamo il tocco verso Gattuso, Gattuso attaccato alle spalle, recupera palla la Roma, c'è fallo fischiato dall'arbitro Rosetti e quindi si riparte con un calcio di punizione a favore del Milan quando mancano 5 minuti abbondanti più recupero al termine del primo tempo. 1-0-0 che va a tutto vantaggio del Milan fino a questo momento. Attenzione Serginho, Serginho mette questa palla in mezzo e c'è il recupero da parte della Roma che rilancia ancora una serie di deviazioni. Milan che dovrebbe perdere questa partita 4-0 per perdere la Coppa Italia dopo aver vinto 4-1 all'andata, e Milan che evidentemente una volta aveva perso, noi lo ricordiamo bene, insomma nella stagione 79-80 con Massimo Giacomini in panchina, una volta il Milan perse in casa in Coppa Italia, proprio in Coppa Italia, una partita 4-0 contro la Roma. Ma insomma dal 79-80 al 2002-2003 sono cambiate tante cose, non soltanto i tempi. Avanza Dakur, Dakur tiene palla, il suo controllo, il tocco verso sinistra per Emerson, Emerson riesce a servire Cassano, poi la palla ha una transizione per la quale viene portata alle parti di Candelà che mette in mezzo un buon traversone, Lausen, la grandissima enorme parata di Abbiati. Il Milan concede una occasione colossale alla Roma, esulta come se avesse fatto un gol Abbiati. La deviazione di testa di Lausen ha favorito Totti, Totti l'ha presa piena la palla, l'ha presa al volo, l'ha presa benissimo e Abbiati ha fatto un miracolo, letteralmente un miracolo che qui possiamo rivedere, di controbalzo, presa perfetta. Abbiati era già andato a tuffarsi prima, un attimo prima, impercettibile prima che Totti calciasse. Enorme parata di Abbiati. Primo tempo 0-0, ma Abbiati ha salvato due volte il risultato per il Milan, sempre su Totti, la prima volta su punizione, la seconda volta poco fa abbiamo appena visto. Attenzione Lima, Lima non passa, questa volta c'è la deviazione di Gattuso, è chiaro che questo è un episodio che incoraggia la Roma, che riaccende la partita. Milan che deve a tutti i costi cercare di arrivare allo 0-0 all'intervallo per poi riordinare le idee, magari cercare un po' un rabbocco dal punto di vista delle forze, cercare di rinfrescare le proprie energie. Intanto i rivali di tanti derby di Roma, Nesta e Totti, discutono fra loro, c'è sempre stato grande rispetto fra Sandro e Francesco, ognuno dice la sua, ma all'arbitro calcio di punizione a favore del Milan. Qui rivediamo la sforbiciata di Nesta e Nesta non ha fatto gioco pericoloso, qui è andato Totti un po' a toccare Nesta, quindi tutto sommato sembra adeguata, sembra corretta la decisione del direttore di gara di accordare calcio di punizione a favore della squadra rossonera. Inquadrati ancora Nesta e Totti, poi Inzaghi e Samuel, calcio di punizione di cui si occupa Cristian Abbiati. Tifosi rossoneri che hanno iniziato a raggiungere San Siro, avevano iniziato a raggiungere San Siro quella sera diverse ore prima del calcio d'inizio, volevano stare insieme i tifosi del Milan, volevano fare festa. Poi adesso però mi sembra, lo stiamo vedendo insieme, lo stiamo condividendo insieme anche anni dopo, che ci sia tutta un'attenzione sulla partita. Poi naturalmente riesploderà la festa Champions, però adesso tutto il pubblico rossonero è molto molto concentrato sulla partita. Attenzione a Nesta, Nesta messo giù, Nesta messo giù, partita molto fallosa, partita molto cattiva.
difensiva scorbutica, scorretta, e d'altronde il calcio a volte ha anche queste caratteristiche, insomma, indipendentemente dalle squadre, indipendentemente dalle situazioni. Qui evidentemente in questi anni c'è rivalità fra Milan e Roma, quando il Milan in quegli anni giocava contro le squadre di Fabio Capello c'era sempre grande rivalità, Fabio Capello aveva le sue rivendicazioni nei confronti del Milan, insomma tante cose. Giro palla da parte di Laursen, Laursen serve Seedorf, la palla però viene persa dal Milan, e ancora Totti contro Redondo, e qui c'è la munizione per entrambi, sia per Totti che per Redondo. Se la cava l'arbitro Rosetti, decisione salomonica, si diceva una volta la sua. Qui è stata brutta la reazione di Totti, più che il fallo, è stata più brutta la reazione di Totti che il fallo di Redondo, però l'arbitro Rosetti ha deciso, visto che entrambe le squadre stanno giocando duro, di dare, obiettivamente però ha iniziato anche Redondo a mettere il braccio addosso a Totti, primo fallo di Redondo, poi Totti fa fallo anche lui e poi fa uno sgambetto, insomma un po' più grave Totti in questa situazione, però l'arbitro dice qui se le stanno dando entrambe le squadre, faccio un giallo per uno, sperando che in qualche modo si calmino. Quindi ammonizione Totti, ammonizione Redondo. E se le stanno ancora dicendo i due, non c'è ancora calma, non c'è ancora tranquillità, sono arrivati veramente con i nervi fior di pelle i giocatori della Roma, i giocatori della Roma a San Siro. Totti ha continuato a sibilare qualcosa a Redondo, e va bene, l'importante adesso è che la partita sia ripresa e che le due squadre cerchino di tollerarsi un po' di più. Gattuso a terra, fallo da dietro di Emerson. Emerson va ad aiutare Rino a rialzarsi, gesto distensivo, gesto di serenità all'interno di una partita che è tutt'altro che serena, e quindi ci sta anche per stemperare gli animi, anche per portare un po' di tranquillità in questa partita. Calcio di punizione a favore del Milan, porta la palla fuori dall'area Cristian Abbiati, che si prepara al rilancio. Abbiati, che era portiere titolare del Milan fino all'estate del 2002, poi l'esplosione di Dida che è diventato titolare, e Abbiati però che è stato titolare di tutta la Coppa Italia e si appresta ad alzare un trofeo. In questo momento il trofeo è suo e del Milan, con lo 0-0 di San Siro dopo il 4-1 dell'andata all'Olimpico. Ma la partita continua, attenzione Maldini, Maldini per Serginho, Serginho prova a superare Samuel, la palla toccata indietro dalla Roma, siamo oltre il 45esimo, gioco spezzettato, tanti falli, tanto tempo perso per decisioni arbitrali, quindi è abbastanza normale che l'arbitro Rosetti decida di recuperare qualcosa. Piattone di Cassano per Totti, interviene all'arma bianca, si diceva una volta, Laursen, recupera ancora dall'altra parte Samuel, mentre viene inquadrato, viene cercato di spalle dalla regia Martin Laursen, il direttore di gara però ferma tutto, perché probabilmente c'è stato un fallo su Laursen oppure c'era un fuorigioco. Battuta la punizione da parte del Milan, la transizione rossonera porta la palla da sinistra a destra, ecco l'intervento di Rivaldo, Rivaldo che controlla, Rivaldo che gestisce questa palla, Rivaldo che mette questo bellissimo pallone per Seedorf, Seedorf si volta, ecco la discesa di Simic che mette in mezzo, c'è la deviazione, occasione Milan, la deviazione non di Inzaghi, ha rischiato l'autogol Samuel, la prima occasione del Milan arriva praticamente al 46esimo, alla fine del primo tempo la prima occasione del Milan. Si chiude un primo tempo scorbutico, un primo tempo nervoso, un primo tempo falloso, un primo tempo nervoso nel vero senso della parola, proprio nervi a fior di pelle, soprattutto da parte della Roma. 0-0 in questo momento la Coppa Italia del Milan, ma c'è evidentemente ancora tutto un secondo tempo da giocare e lo vivremo naturalmente insieme. Le immagini di Rino Gattuso, di Carlo Ancelotti, di Fabio Capello in rapida successione e poi subito sull'arbitro Rosetti, perché inizia il secondo tempo. Non ci sono state sostituzioni nel corso dell'intervallo, per cui le squadre sono in campo con gli stessi 11 del primo tempo, il Milan con Abbiati in porta, con Simic, Nesta, Laursen, Maldini in difesa, con Gattuso, Redondo e Seedorf a centrocampo, Rivaldo, Serginho, Inzaghi davanti. La Roma continua a rispondere con Pelizzoli in porta, poi Zebinà, Samuel, Panucci e Candelà in difesa, Tommasi, Emerson e Dacura a centrocampo, con Lima, Cassano, Totti davanti. Attenzione a Rivaldo che prova ad accelerare, Milan che nel primo tempo ha creato veramente poco, soltanto un'occasione nel finale, è stato un primo tempo di nervosismi, è stato un primo tempo di proteste, di scorrettezze, di falli. Qui c'è il direttore di gara Rosetti che richiama Samuel per la sua entrata su Rivaldo, anche se Samuel, questo è un duello classico tra un argentino e un brasiliano, Samuel per la verità è sembrato andare più sulla palla che sull'avversario.
0-0 al termine del primo tempo, con il Milan che in virtù del 4-1 dell'andata all'Olimpico in questo momento ha le mani sulla Coppa Italia, ma le punizioni di Totti nel primo tempo, i tiri di Totti nel primo tempo che hanno tenuto ampiamente in allarme Abbiati, che su una parata è risultato come se fosse un gol, devono indurre il Milan a stare assolutamente in campana. Calcio di punizione con Rivaldo e Seedorf sulla palla, il tiro di Rivaldo, la deviazione alla barriera giallorossa, prova a intervenire Gattuso, la palla esce, quasi tutti in piedi al primo anello dello stadio rossonero, sperando nel gol, sperando nella rete rossonera. C'è stata la deviazione della barriera, ha pensato anche di intervenire Inzaghi, poi ha visto arrivare Gattuso di gran carriera, Gattuso sbilanciato di mestiere dagli avversari e la palla è uscita. Ancora l'inquadratura per Paolo Maldini, naturalmente è un San Siro di fumogeni, un San Siro di festa, è un San Siro di grande ambiente, un San Siro da grande notte, quello tre giorni dopo la finale di Manchester in Champions League vinta sulla Juventus. E naturalmente il grande sogno dei tifosi rossoneri è abbinare alla Champions League anche la Coppa Italia. Il Milan è sulla buona strada, ma il secondo tempo è ancora tutto da giocare. Lima ha provato a intervenire Gattuso, Milan che sembra un po' più tonico in queste prime battute rispetto al primo tempo, e c'è il giallo, c'è la prima ammonizione del secondo tempo. Non ha mai abusato del giallo nel primo tempo Rosetti, qui fallo di Dakur su Gattuso, Dakur che poi nel corso degli anni farà anche il derby contro il Milan con la maglia dell'Inter. Dakur va su Gattuso, estrae il cartellino Roberto Rosetti e quindi calcio di punizione a favore della formazione rossonera con Tempestilli in panchina per la Roma. Martin Laursen da palla all'indietro all'indirizzo di Christian Abbiati, che adesso deve parare sotto la curva dei tifosi della Roma. Attenzione a Serginho, Serginho attaccato da Candelà, colpo di tacco, Paolo Maldini, Paolo Maldini si libera di Tommasi, ecco Paolo Maldini che caracolla e va, tiene palla Paolo, il lancio in avanti e c'è il recupero da parte della formazione giallorossa che porta avanti il pallone con Emerson. Il Puma allarga il gioco, Puma che poi sarà a sua volta giocatore del Milan, come dicevamo di Dakur, che in seguito sarebbe stato giocatore dell'Inter. Ma stiamo su Milan-Roma, finale di ritorno di Coppa Italia a San Siro, 31 maggio 2003, Seedorf prova a superare Dakur, va a cercare ancora di recuperare palla Totti, ma rispetto agli assalti avversari conserva la calma il Milan, fanno pressing Totti e Cassano, ma la palla rimane rossonera. Ancora Paolo Maldini sulla fascia sinistra, il suo tocco ravvicinato per Rivaldo, Rivaldo che cerca di darsi da fare, si impegna, sta nella parete, sta sul pezzo, perde palla Redondo, avanza Cassano, punta e va, e poi è bravo Simic a interrompere la trama giallorossa, è molto bravo anche Serginho, strepitosa la giocata di Sergio Claudio dos Santos, avanza il Colibri, finisce a terra e c'è il calcio di punizione per l'intervento di Candelà sul Concord rossonero, ha fatto una giocata sul recupero di palla assolutamente deliziosa. Sergio Claudio dos Santos, intanto Rosetti deve correre all'indietro perché c'è un giocatore della Roma a terra. Gioco fermo, clima sempre di grande tensione, la Roma è venuta a San Siro con mille rivendicazioni nel cuore, insomma si percepisce che è una Roma agitata, che è una Roma che ha delle tensioni da sfogare sul campo. Vediamo Paolo Maldini che prova a mettere in mezzo, all'epoca insomma ogni tanto c'era qualche polemica fra, appartenevano a fronti diversi Milan e Roma anche dal punto di vista societario politico, insomma avevano fatto parte entrambe delle sette sorelle, però ad esempio sul piano televisivo il Milan era una squadra telepiù mentre la Roma era una squadra stream, e poi ogni tanto fra il presidente Sensi, che tutti i tifosi del calcio ricordano con affetto e passione, noi compresi, ogni tanto qualche battuta nei confronti della società rossonera la faceva, e anche il Milan ogni tanto si lamentava come l'anno prima nella stagione 2001-2002 quando la Roma vinse in casa 1-0 contro i rossoneri con gol di Totti, insomma probabilmente c'era anche questo, anche se qui era in palio soprattutto la Coppa Italia e al cospetto, azzardo a dire dei campioni d'Europa e di uno stadio così, bisogna cercare di fare calcio e non fare
proteste o falli. Il Milan prova a giocare la palla, anche se il Milan, ripetiamo, l'abbiamo detto più volte nel primo tempo, non si è mai allenato specificamente per questa partita. È un Milan che ha solo festeggiato dopo la vittoria con la Juventus, per cui il Milan è in campo per tenere botta, per tenere il punto. Intanto si scalda Marco Del Vecchio, invece la Roma vuole a tutti i costi rimontare l'1-4 dell'andata, un risultato che evidentemente anche ai suoi tifosi, e la Roma è una squadra sensibile agli umori della propria curva e dei propri tifosi, non è sicuramente piaciuto per la goleada, per le dimensioni del punteggio. Gira palla la Roma, Emerson, forse la Roma aveva sottovalutato la partita d'andata, era andata comodamente in vantaggio, era il Milan delle seconde linee, insomma sono successe tante cose, mentre Carlo Ancelotti dice qualcosa probabilmente a Serginio, e quindi la Roma era stata un po' sorpresa dall'1-4 del Milan all'Olimpico nella finale di andata. 11 giorni prima di questa finale di ritorno che stiamo seguendo insieme, Milan-Roma 0-0 a San Siro, al 7° minuto del secondo tempo, ancora un'entrata di Samuel su Inzaghi, con Paolo Maldini che si appresta a rimettere palla in gioco, ecco inquadrato Super Pippo, con Paolo Maldini che dà palla in avanti, la riceve Super Pippo, si libera di Zebinà, prova a mettere in mezzo sul secondo palo, ma il cross è lungo, cerca ugualmente di valorizzarlo, di seguirlo, di tenerlo in campo, molto bravo Rivaldo Vitor Borba Ferreira, che ha provato a superare Lima senza riuscirvi, ma ha conservato il possesso palla, che è la cosa che più conta per il Milan. Abbiamo visto poco fa riscaldarsi a bordo campo Manuel Rui Costa, che nel primo tempo, sbagliando, avevamo dato in campo, invece in panchina sta per entrare, magari fra qualche minuto vedremo, seguiremo tutto insieme naturalmente. Manuel Rui Costa amatissimo dal popolo rossonero, non soltanto nel periodo della sua militanza nel Milan, che è andata dal 2001 al 2006, ma anche dopo. Manuel Rui Costa è rimasto assolutamente nel cuore di tutti i tifosi del Milan. Colpo di testa di Martin Laursen, va a recuperare palla Totti, contrastato da Rino Gattuso, c'è ancora una protesta da parte del numero 10 giallorosso, Rino Gattuso non le manda a dire, sono già diventati compagni di squadra in nazionale, insomma, però sono due personalità forti, due grandi giocatori. Intanto Del Vecchio, il primo cambio della partita, Del Vecchio in campo al 54° minuto al posto di Tommasi, sostituzione molto offensiva da parte di Fabio Capello, che in questo momento ha contemporaneamente in campo Lima, Cassano, Totti e Del Vecchio. Lima poi si dedica anche a compiti di copertura, come abbiamo visto anche poco fa nel duello tutto brasiliano con Serginho, però è chiaramente un giocatore dalla vocazione offensiva. Tiene palla il Milan con Paolo Maldini, che prova a rilanciare in avanti, c'è la deviazione giallorossa ancora da Kur. Sono stati 9 minuti assolutamente bloccati, senza occasioni da una parte all'altra. Forse il Milan ha avuto quella palla di Gattuso, però era una potenziale occasione. Il tiro di Gattuso poi non è andato nello specchio della porta. Zeedorf che è sempre tirato a lucido, sempre pronto, sempre fisicamente sul pezzo. 2002-2003, prima stagione di Clarence Zeedorf nel Milan. Qui Zebinà allontana, era andato un po' in ansia nel controllo con il petto. Perizzoli voleva ricevere il pallone, ma Zebinà ha preferito allontanare. Inquadrato ancora Clarence Zeedorf, la rimessa con le mani da parte del Milan con Paolo Maldini che serve Redondo attaccato alle spalle da Totti, gira palla al Milan, Gattuso, ancora Sandro Nesta, Milan che naturalmente ha tutto l'interesse a fare queste giocate in orizzontale, queste giocate che non spostano l'asse d'equilibrio della squadra, che tengono le cose bloccate, ma perde la palla Zeedorf, è Lima che rilancia la Roma in avanti, attenzione Cassano inseguito da Gattuso, fa questa azione la Roma, attenzione Roma pericolosa con Cassano messo a terra da Gattuso, e c'è il calcio di punizione accordato dal direttore di gara, con Cassano che ha le sue cose da dire, con Cassano che si fa sentire, con Totti che fa una smorfia, poi Cassano ha un gesto finalmente, viene da dire, distensivo nei confronti di Gattuso, e c'è calcio di punizione a favore della Roma con Cristian Abbiati che si prepara fra i pali della porta rossonera, si forma la barriera, Redondo, Rivaldo, Serginho, Gattuso. Splendido il colpo d'occhio di San Siro nella finale di Coppa Italia, parte Totti, il tiro di Totti e il gol di Totti, in vantaggio la Roma, gol di Totti quando siamo quasi ormai all'11° minuto di gioco nel secondo tempo, una grande punizione, una grande trasformazione da parte di Totti, aveva dato l'appuntamento ad Abbiati, ci aveva provato già nel primo tempo e Abbiati
ha fatto delle parate più importanti, più difficili. Qui sembrava sulla palla abbia, è andato con entrambe le mani sulla palla, è andato sia con la mano destra tesa e anche con il braccio di richiamo, ha fatto forse un passo in più prima di tuffarsi Christian, e alla fine insomma la traiettoria di Totti gli ha piegato le mani. Non cambia molto, però è chiaro che un gol in 10 minuti dà coraggio alla Roma, quindi il Milan deve stare molto ma molto attento. Questa è una partita che non si può dare per scontata. Ha ripreso vigore anche Fabio Capello, che dà indicazioni ai suoi, che si fa sentire dalla sua squadra, dai suoi giocatori. Adesso chiaro, la Roma deve vincere 4-0, fare 4 gol in un tempo al Milan, ancorché festaiolo post-Manchester come quello del 31 maggio 2003, resta un'impresa molto molto dura. Però insomma, la Roma, finché ha la possibilità di crederci, ha il dovere di crederci, e la partita ha subito un contraccolpo, ha subito uno scossone. Splendida questa inquadratura con la telecamera quasi per terra, che poi si rialza nell'inquadratura e va a cercare Fabio Capello. Gol di Totti all'11° minuto del secondo tempo, minuto 56, gol di Totti davanti ai 76.061 spettatori di San Siro. Ecco il controllo di Redondo. Il Milan poi nel 2007, dopo la finale di Atene, organizzerà una serata speciale per accogliere la settima Champions League nella propria bacheca. Invece in questo caso non c'è stato bisogno di allestire feste, era già in programma la finale di Coppa Italia, per cui è la finale di Coppa Italia che il Milan vuole trasformare in una festa. Stando però attento alla Roma, Roma passata in vantaggio con Totti, attenzione Serginho, sempre deliziosi i palloni di Serginho. C'è poi un tentativo di assalto a Pippo Inzaghi, si fa sentire con il petto Walter Samuel, mentre Carlo Ancelotti dà indicazioni a Manuel Rui Costa. Manuel Rui Costa che sta per entrare, non ha accettato il clima di rissa Pippo. Pippo pensa a giocare, Pippo pensa a smarcarsi in area di rigore sul calcio d'angolo che sta per essere battuto dal Milan. Inquadrato proprio lui con Laursen e Rivaldo, ripresi l'uno in linea con l'altro dalla regia della Coppa Italia. Ecco il cross, Coppa Italia team, avevamo visto nel primo tempo l'inquadratura di Marco De Benedetti inquadrato in tribuna d'onore. Adesso prova ad avanzare la Roma, Roma che si porta in avanti. Ancora il controllo molto importante da parte di Nesta, che poi finisce a terra, e questa volta i tifosi del Milan si arrabbiano. Zebina sta provocando un po' tutto e tutti. C'è questo desiderio della Roma di lamentarsi, di fare falli, di provocare, un atteggiamento evidentemente che è nelle corde, che è sotto traccia, che è un po' preparato. Qui vediamo, la palla era ormai lontana e Zebina va a fare fallo su Nesta, e questa volta insorgono, li vedete proprio al rallentatore, i tifosi del Milan. Ancora Zebina, preso un po' di mira poi dai tifosi rossoneri, mentre sta per entrare in campo Manuel Rui Costa dopo un'ora di gioco, con al fianco Ramaccioni per il Milan e Trefoloni per lo staff arbitrale. Rui entra in campo, deve uscire Clarence Seedorf, esce Clarence Seedorf. Il saluto di Clarence è ancora quello del vincitore della Champions League, non del giocatore che sta disputando la finale di Coppa Italia, viene sostituito. Clarence ha sempre un motivo per essere vincitore, per essere protagonista, per essere trionfatore, è la sua personalità, è la sua indole, il suo carattere, naturalmente è un carattere che lo ha portato lontano nel corso della sua carriera. Rui Costa al posto di Seedorf, e quindi calcio di punizione Milan, ancora mezz'ora più recupero da giocare, con la Roma che ha fatto un passo per rientrare in partita grazie al gol di Totti segnato 4 minuti fa. Ancora Paolo Maldini che apre il gioco verso Martin Laursen, lancio lungo di Simic. Simic cerca in profondità Pippo Inzaghi, va a chiudere Samuel sbraccia, arriva anche Rivaldo recupera palla, pallaccio ancora di Samuel, un calcione da parte di Samuel. Adesso fioccano le munizioni in questo secondo tempo, non ne tiene uno di cartellino Rosetti. Dopo Zebina è toccato anche a Samuel vedersi estrarre il cartellino giallo da parte del direttore di gara. Qui vediamo l'entrataccia di Samuel, che non protesta, bontà sua, almeno per questo fallo ai danni di Rivaldo. Calcio di punizione a favore del Milan con
Rosetti che dialoga con i suoi collaboratori, con il suo assistente, sono vicini in area di rigore Paolo Maldini e Walter Samuel, ancora Ribaldo che sta per mettere in mezzo questa palla sull'1-0 di Milano San Siro, un 1-0 determinato dal gol su punizione di Francesco Totti. Ribaldo mette in mezzo con il petto, indirizza il pallone su Totti Lima, ecco Totti che avanza, Totti che allarga il gioco sulla fascia sinistra per Dacur. Dacur seconda il pallone fra i suoi piedi, conduce la palla e fa un buon cambio gioco Dacur. Attenzione alla Roma, attenzione alla Roma. Milan che viene un po' più preso fra le linee rispetto al primo tempo, Milan che aveva fatto più densità, più traffico nel primo tempo, adesso la Roma ha queste azioni, anche l'azione che ha portato alla punizione gol di Totti, era un'azione in cui la Roma ha potuto andare in avanti in campo aperto. Sta drenando un po' meno a livello difensivo il Milan in questa ripresa. Ecco la palla dei giallorossi con Candelà che prova a mettere in mezzo, la palla esce, inquadrato anche Diego Fuser, ex milanista. Diego Fuser ha vinto uno scudetto con il Milan nella stagione 1991-92. Intanto Cristian Abbiati si prepara a riprendere il gioco con il rinvio dal limite dell'area piccola, due palloni in campo, Fuser cercato costantemente dalle telecamere. Ancora la palla lunga di Abbiati, colpo di testa su Rivaldo da parte di Panucci. Panucci imposta il gioco, elegante il suo sinistro nei confronti di Cassano, ma Gattuso porta a casa palla. Ancora Laursen cerca Rivaldo anticipato, ed è la Roma che prova a riportarsi in avanti. Del Vecchio insiste, la squadra giallorossa con Emerson, poi Cassano, poi Redondo, anzi Totti, poi Redondo, poi Paolo Maldini che interviene, arbitro Rosetti fischia fallo, si arrabbiano sia Maldini che Ancelotti e c'è calcio di punizione a favore dei giallorossi. Paolo non è d'accordo, qui abbiamo la possibilità di rivedere, infatti ha preso semplicemente palla Paolo. Attenzione a questo calcio di punizione della Roma, Roma che torna dalle parti di Abbiati, la distanza è più o meno quella da cui il Milan ha preso gol, Adriano Galliani abbastanza preoccupato, però in una zona più centrale perché aveva tirato più in una posizione più vicina alla fascia sinistra Totti, la punizione del gol. Ecco il capitano della Roma con Abbiati che ne ha prese due nel primo tempo, ha fatto due grandi parate ma ha preso gol nella ripresa, parte Totti, il tiro di Totti e c'è il gol della Roma. C'è il gol della Roma, momento molto difficile per il Milan, Roma che va sul 2-0, Adriano Galliani cerca di stare calmo di fianco ai grandi manager, ai grandi personaggi della storia del Milan e del calcio che ha al suo fianco, ma insomma si percepisce che anche lui è preoccupato. Qui vediamo la superba, la splendida, la strepitosa trasformazione di Totti, palla che sembra proprio disegnata, supera la barriera, poi diventa una palla assolutamente irraggiungibile per Cristian Abbiati e quindi c'è il 2-0 per la Roma. Roma ha due gol dalla Coppa Italia, sembra incredibile, ma in 8 minuti la Roma si è portata a 2 gol dalla conquista del trofeo. E il Milan deve reagire, il Milan deve cambiare registro, il Milan deve cambiare refrain, non può continuare a fare la stessa partita che ha fatto fino adesso. Milan che deve usare di più, Milan che deve pesare di più l'attacco. Attenzione Serginho, prende la giocata di Serginho, il cross, Rivaldo, il gol meraviglioso. Un minuto dopo il gol di Totti c'è la rete rossonera. Che cosa ha fatto Serginho, ragazzi? Serginho era un giocatore fantastico, Serginho era un giocatore meraviglioso, si è inventato un tunnel con cui ne ha fatti secchi due ed è andato a crossare per Rivaldo che era solo. Questa volta è stata la Roma che sull'euforia del secondo gol ha allargato un po' le maglie della sua difesa ed è stato fondamentale questo gol, perché è la vera reazione del Milan. Adesso c'è anche il Milan in partita, quindi il Milan non è rimasto a guardare le punizioni di Totti e il gol della Roma, ne fa fuori due con un tocco fantastico Serginho, poi il cross è morbido, preciso, insomma c'è tutto Serginho in questa giocata, guardatelo, l'eleganza, la precisione, la tecnica, la cura, il cross calibrato, c'è tutto Serginho. E Rivaldo non deve fare altro che mettere in rete. Milan che scatena i propri tifosi, Milan che ha fatto una grande Coppa Italia fino a questo momento, non voleva assolutamente lasciarsela scappare, però attenzione perché la situazione non è cambiata di molto. Se prima del gol di Rivaldo la Roma era a 2 gol dalla Coppa Italia, adesso la Roma è a 2 gol dai supplementari, per cui il Milan deve continuare a stare molto attento.
adesso c'è l'intervento da parte di Nesta. È chiaro che insomma i due gol di Totti però sono un doppio campanello d'allarme. Nel Milan c'è troppa esperienza, troppa classe, troppa abitudine a lottare ad altissimi livelli per non avvertirne due di campanelli d'allarme. Passi uno, ma due vengono avvertiti. Adesso il Milan deve giocare in maniera più feroce dietro, più sistematica dietro, e deve naturalmente fare tutto ciò che è importante fare per andare ad alzare la Coppa Italia insieme ai propri tifosi. Lausen su Cassano, inquadrato anche Calacalazze, che si prepara ad entrare in campo. Avete visto poco fa un'immagine di Ugo Allevi, storico addetto stampa rossonero, al suo fianco c'era Sergio Mascheroni. Sergio Mascheroni è stato un grandissimo, intanto seguiamo l'attenzione dell'azione della Roma che si è fermata, è stato un grandissimo preparatore di Milan Lab, che purtroppo durante la stagione 2019-2020, mentre era ancora preparatore atletico del Crotone, è mancato in un incidente. Rivederlo ci ha onestamente toccati. Poco fa avevo visto inquadrato anche Calazze, che non era riuscito a fare gol a Manchester nella finale contro la Juventus. Ricordiamola, visto che stiamo seguendo Milan-Roma, che è stata giocata tre giorni dopo la serie dei rigori di Manchester. Trezeguet parato, Serginho gol, Birindelli gol, Seedorf parato, e dopo i primi due rigori eravamo assolutamente pari. Zalaceta parato, Calazze parato dopo i tre rigori pari, Montero parato, Nesta gol. È qui che fa la differenza il quarto rigore della Juve, il quarto rigore del Milan. Montero parato, Nesta gol, poi Del Piero gol, ma Shevchenko gol, chiude i conti. Quindi Serginho, Nesta e Shevchenko sono i tre giocatori del Milan che hanno fatto gol all'Old Trafford al momento del dunque, al crocevia storico della finale tutta italiana di Champions League fra Milan e Juventus. Attenzione Laursen che si prepara a riprendere il gioco, palla lunga, ha cercato di intervenire Panucci su Rivaldo che ha fatto parecchio, ha fatto spesso questo movimento utile a venire incontro sulla palla alta, per un movimento che poi tanti anni dopo avrebbe fatto Ibra nel Milan, insomma, di venire incontro per deviare la palla da una parte e dall'altra e per non mettere pressione sulla propria difesa facendo tornare dietro il pallone. Bello il tiro di Rivaldo, forse il miglior Rivaldo della stagione, proprio nell'ultima partita della stagione 2002-2003, proprio nell'ultima partita che stiamo seguendo, la finale di ritorno di Coppa Italia. Attenzione, palla lunga da parte della Roma, Del Vecchio contro Simic, un gran bel lancio da parte di giallorossi, Del Vecchio se ne va, c'è l'intervento di Gattuso, lascia giocare ancora Rosetti e c'è calcio di punizione a favore della Roma. Protesta Capello con Del Vecchio inquadrato di spalle. Ecco la palla calciata verso Dacur cerca la porta di Abbiati, ma la palla finisce molto lontana dalla traversa della porta di Cristian. Nulla di fatto, nulla da fare in questo caso, e tocca ad Abbiati riprendere il gioco. Ancora Abbia, Milan che in caso di vittoria della Coppa Italia poi sarebbe stato chiamato anche a disputare la Supercoppa Italiana contro la Juventus, con l'intervento di Laursen su Cassano. E poi c'è Cassano, attenzione, gestaccio di Cassano al direttore di gara, parolacce di Cassano al direttore di gara, e c'è il rosso estratto a Rosetti, è vicino a mettere le mani addosso all'arbitro Cassano, assolutamente sopra le righe, le parolacce, i gestacci, le minacce, incredibile, un campionario incredibile, la violenza, incredibile. Sotto gli occhi di tutta Italia in diretta TV, Totti va a protestare. Inaccettabile il comportamento di Cassano, tutto il campionario di Cassano esibito in una partita, e il direttore di gara invita Totti ad allontanarsi. Totti che ha fatto gol, qui c'è il fallo di Laursen, un fallo di gioco. A voler essere severi si può anche estrarre il cartellino giallo, ma qui inizia il suo show Cassano, e naturalmente sono preoccupati anche i poliziotti, perché poi questo comportamento di Cassano rischia di eccitare anche gli animi nel primo anello nella curva giallorossa, e questo naturalmente è un fatto che non va bene. Adesso la Roma è in 10, il Milan se l'è vista brutta sul 2-0 per la Roma con quelle due enormi fantastiche punizioni di Totti, però subito dopo è cambiata la partita perché c'è stato il gol di Rivaldo e a questo punto c'è l'espulsione di Cassano. Praticamente nel giro di 8 minuti due gol della Roma,
al 56esimo Totti, al 64esimo Totti, ma nel giro poi dei successivi 5 minuti due episodi favorevoli al Milan: al 65esimo il gol di Rivaldo, al 69esimo l'espulsione di Cassano. Giro palla da parte della Roma, Roma che gestisce la situazione con Samuel. Samuel lancia in profondità, c'è il controllo ancora di Totti, Gattuso va a recuperare palla sul 2-1 a favore della Roma, ma con il Milan in superiorità numerica. Vorrebbe ammonizioni per ogni intervento dei giocatori del Milan. Totti, anche Capello all'espressione di chi la salunga, di chi immagina chissà quali complotti per il fatto che non vengano ammoniti ed espulsi tutti i giocatori del Milan. Inquadrato Totti, che ha davanti a sé Rivaldo, ancora Biati, Totti sta per battere la punizione un po' più lontana delle due su cui ha fatto gol, però Totti col linguaggio del corpo, con le spallucce che fa, dice beh, insomma, io ci provo. Totti è uno di quelli che sa provarci, che ha la tecnica, che ha la classe enorme per provarci. Totti il tiro, questa volta la palla finisce fuori, forse è finito l'incantesimo delle punizioni magiche di Totti nella notte di San Siro. Anche forse contaminato un po' dal nervosismo Totti, adesso cerca di caricare la squadra, però la Roma è scesa in campo veramente con i nervi a fior di pelle, in via preventiva, in forma preventiva, senza che poi la partita è stata dura, ma da entrambe le parti, tutte e due le squadre hanno fatto falli. Anche il Milan ha fatto diversi falli nel primo tempo, però mi è sembrato che nel secondo tempo si sia un po' più giocato a pallone che è ceduto nelle scorrettezze. Eppure ancora Capello, che questa volta si sostituisce ai suoi giocatori nelle proteste, ancora all'indirizzo dell'arbitro Rosetti, a terra Totti, ha fatto il gesto della gomitata Fabio Capello all'indirizzo del direttore di gara, lo dice anche a Trefoloni, il quarto uomo. Entrano in campo intanto i barellieri con Francesco Totti che è sempre a terra. Gioco fermo, lo è stato spesso in questa finale di ritorno di Coppa Italia a San Siro del 31 maggio 2003, con i tifosi del Milan che si fanno sentire da parte dei giocatori della Roma. Sì, in effetti il braccio di Lausen è andato contro Totti, ma è stato un intervento di gioco quello di Lausen. Lausen ha cercato il suo spazio, ha cercato di prevalere nel gioco aereo, Totti è rimasto più basso e fatalmente, non perché ce l'abbia tenuto Lausen, ma perché Lausen è un po' più alto, è saltato prima e Totti è rimasto sotto. Certamente fallo, ma non certo una giocata, un gesto violento quello di Martin Lausen. Calcio di punizione da parte del Milan, con la palla che arriva fra i guantoni di Pelizzoli, inquadrato ancora Totti con la marea rossonera alle spalle del capitano giallorosso, ancora Panucci che lascia scorrere per Lima. Panucci e Capello sono stati allenatore e giocatore anche nel Milan, si sono ritrovati nella Roma con alti e bassi dal punto di vista caratteriale e temperamentale, ma avanza Rivaldo, bellissimo il Rivaldo di questa sera. Nel rivivere la partita confessiamo di averlo dimenticato, era un grande Rivaldo quello della finale di ritorno di Coppa Italia, sicuramente il miglior Rivaldo della stagione. Attenzione a Serginho che cerca di ripetere l'azione del cross del gol. Serginho prova a mettere in mezzo, questa volta una palla diversa ma ugualmente preziosa, ugualmente pericolosa, anche se la Roma riesce a sventare. Ecco la palla di Rui Costa, splendido il modo di calciare di Rui Costa, c'è la deviazione di Inzaghi di testa, schermato Inzaghi dai difensori centrali della Roma, poi Candelà va a chiudere su Rui Costa e c'è la palla lunga da parte di giallorossi, la deviazione milanista con Serginho, ma ripropone il tema in avanti Candelà, Roma in 10, Milan sotto di un gol, vediamo cosa succede. Finale di ritorno di Coppa Italia, manca poco alla festa e il Milan vuole fortemente che sia una festa. Adesso il Milan deve solo controllare, Roma troppo nervosa, Roma penalizzata all'espulsione di Cassano, ma è una penalizzazione che la Roma si è un po' cercata, si è un po' chiamata con i nervi a fior di pelle con cui ha giocato tutta la partita. Ecco la palla di Redondo prova ad avanzare, c'è il tocco per Paolo Maldini, caracolla fra i giocatori giallorossi, Redondo a seconda al suo scatto dei tempi belli da parte di Paolo Maldini, che aveva fatto un 2002-2003 semplicemente sensazionale. A terra il capitano rossonero e poi adesso c'è il gioco ancora fermo, capitan Maldini a terra. Fino a questo momento ci sono state due sostituzioni, Rui Costa per Seedorf nel Milan e Del Vecchio per Tommasi nella Roma. Presumibile che
possano essercene altre. Nel finale di gara viene aiutato a rialzarsi Capitan Maldini, personaggio trasversale, riconosciuto e omaggiato da tutte le tifoserie, non solo da quella rossonera, tenendo conto del fatto che i colori rossoneri, insomma, sono i colori della sua famiglia, sono i colori della sua vita. Il dottor Tavana e il mitico Boe Boerci in campo. Ecco Paolo Maldini che è riuscito a rialzarsi, viene seguito con attenzione, con lo sguardo da Adriano Galliani, e Paolo Maldini torna nei suoi appartamenti difensivi. Palla recuperata adesso dalla formazione giallorossa, c'è un buon intervento di Simic. Paolo, insomma, negli anni finali della sua carriera si rendeva conto di non essere più il cavallo di razza che mangiava ogni zolla sulla fascia sinistra, per cui ha preferito fare, ecco, intanto strepitosa questa immagine, Giovanni Trapattoni e Cesare Maldini, ha preferito fare il difensore centrale piuttosto che il terzino sinistro. Questa sera c'era bisogno e Paolo si è presentato per poter fare il terzino sinistro, dato la sua disponibilità per fare il terzino sinistro in questa finale di ritorno di Coppa Italia contro la Roma. Inquadrato allora Zebina che deve marcare Inzaghi, Milan che gestisce questa palla con Paolo Maldini serve Serginho, finisce a terra Sergio Claudio Dos Santos, entra il giovane De Rossi, Daniele De Rossi che sta per entrare in campo presumibilmente al posto di Dacourt. Eccolo Daniele De Rossi, quindi momento importante sul piano affettivo, simbolico, sportivo per la Roma. Fa effetto vedere De Rossi così giovane, del resto insomma sono passati tanti anni dalla finale di Coppa Italia di San Siro. Daniele De Rossi poi avrebbe fatto, 3 anni dopo questa partita, avrebbe fatto i mondiali del 2006 con la maglia azzurra dell'Italia. De Rossi aveva ricevuto le prime convocazioni in prima squadra nel 2001 e aveva esordito in Serie A De Rossi pochi mesi prima rispetto a questa partita, perché qui siamo nel maggio 2003, De Rossi aveva esordito in Serie A in Como Roma, una gara vinta dal Como 2-0, era il gennaio del 2003, insomma era fine gennaio, 4 mesi prima rispetto a questa partita. Quindi De Rossi si presenta in campo contro il Milan in questo finale di gara di San Siro con la squadra rossonera che avanza con Rui Costa. Aveva questo meraviglioso modo di calciare Rui Costa, che è un piacere per gli occhi, è un piacere per gli esteti. Attenzione intanto adesso ancora alla giocata rossonera, il lancio in profondità per Serginho. Adesso queste sono le partite preferite da Serginho, dove non ci sono, la partita è lunga, le squadre sono un po' sfilacciate, vale tutto, c'è un po' di anarchia tattica in queste partite. Serginho sa sguazzare come nessun altro, sa rendere letale la sua tecnica come nessun altro, proprio in un contesto meno tattico, meno stressante rispetto ad esempio a quello di inizio partita. Inquadrato Sergio Claudio Dos Santos, con la Roma che sta per battere la punizione, Roma che ha capito con l'espulsione di Cassano e con il gol di Rivaldo che insomma l'assalto alla Coppa Italia è diventato quasi impossibile, anche perché non manca moltissimo, mancano 10 minuti abbondanti più recupero al termine di questa partita di San Siro. Rui Costa addirittura passo doppio da parte di Rui Costa che innesca Serginho mette in mezzo e Pelizzoli esce in parata bassa per impedire che la palla arrivi a Inzaghi. Inzaghi aveva un feeling speciale con Serginho. Serginho era il giocatore preferito di Inzaghi, quello che gli metteva le palle migliori, quello a cui sussurrare qualcosa a livello di movimenti. Nel sabato prima delle partite, palo di Del Vecchio e grande occasione per la Roma dal nulla. Occasione da una parte, occasione dall'altra, Milan vicino al gol con Serginho, Inzaghi, Roma vicinissima al gol con Del Vecchio e Totti. Partita che sembra davvero sempre sul cornicione, sempre sul crinale. E segnare il 3-1 adesso avrebbe potuto moltiplicare esponenzialmente l'energia della Roma, anche se chiaramente andare magari ai supplementari con un uomo in meno è sempre un handicap. Attenzione Lausen che allarga il gioco per Simic, Simic tiene la palla,
C'è il controllo da parte di Fernando Redondo, che chiama in causa ancora Serginho. Serginho sulla sinistra, Serginho ondeggia, ce ne sono due a inseguirlo, poi lui si allunga palla, questa volta chiede scusa al pubblico, ma il pubblico lo applaude. Qui rivediamo il colpo di testa di giustezza di Del Vecchio. Secondo Simice Lausen è un'azione in controllo, invece anche Abbiati capisce la portata di questa giocata, una palla che finisce sul palo. Qui Milan, devo dire, fortunato. Milan assolutamente fortunato a non subire il gol di Del Vecchio. Questa era una palla che poteva, l'abbiamo vista e rivista, tranquillissimamente entrare. Panucci tiene palla e mette in mezzo per Daniele De Rossi, attaccato duro da Gattuso. La palla arriva ad Emerson, ancora Gattuso, ha fatto tutto il campo in diagonale, pressione pazzesca. Suscita grandi applausi questa giocata di Gattuso, ne aveva fatta una simile anche nei tempi supplementari a Manchester. Quindi Gattuso, nel giro di 3 giorni, anche senza allenarsi, riesce a fare la stessa diagonale difensiva dopo tanti minuti di gioco, sia nei supplementari di una finale di Coppa dei Campioni, sia nel secondo tempo di una finale di Coppa Italia. Sta per entrare in campo Helweg, Thomas Helweg, con nazionale danese di Martin Laursen. Qui vediamo intanto Rino Gattuso inquadrato, Thomas Helweg al fianco di Silvano Ramaccioni, storico team manager rossonero. Silvano Ramaccioni aveva conteso, qui siamo nel 2003, Silvano Ramaccioni viene da lontano, aveva conteso con Ilario Castagnier lo scudetto della Stella al Milan nella stagione 1978-79, tanti anni prima. Adesso c'è il calcio di punizione a favore della Roma. Roma che si prepara a bussare ancora all'area di gol del Milan nonostante l'inferiorità numerica. È chiaro che il palo di Del Vecchio dà un segnale alla Roma che si possa ancora tentare qualcosa. Entra Helweg al posto di Simic, minuto 83 del match di San Siro. Insomma, il Milan vede la dirittura finale, però la Roma non alza il piede dall'acceleratore. Roma che sta, come giusto, come sportivamente sacrosanto, Roma che sta sul pezzo della partita. Ancora Inzaghi che si immola, Gattuso fa una grande giocata, perde palla, lotta contro Emerson, alla meglio Gattuso, favorisce l'intervento di Redondo, poi Serginho finisce a terra Redondo, fallo di Candelà questa volta non protesta, c'è calcio di punizione a favore dei rossoneri che si preparano a ripresentarsi in avanti. Inquadrato Calazze osserva Gattuso che elonga la gamba, un po' di crampi, un po' di fatica, un po' di sovraccarico, un po' di eccesso di stanchezza da parte di Rino, che paga lo scatto a pieni polmoni e a garretti assolutamente scatenati di poco fa. Adesso recupera palla Thomas Helweg in campo in Coppa Italia. Ricordo che mi aveva fatto molto piacere vedere Thomas in campo in finale di Coppa Italia. Dovete sapere che nell'ultimo allenamento lunedì mattina a Milanello del 26 maggio 2003, 2 giorni prima della finale di Manchester con la Juve, attenzione Inzaghi, Inzaghi contro Perizzoli riesce a deviare in calcio d'angolo. Probabilmente, ecco, 2 giorni prima della finale contro la Juventus, il giorno stesso della partenza, perché Milan sarebbe poi partito lunedì pomeriggio, lunedì mattina c'era l'allenamento a Milanello prima della finale, c'era partitella sul campo ribassato di Milanello, e a un certo punto, forse per alzare la soglia della tensione della squadra, squadra che era reduce da una sconfitta a Piacenza, anche se nessuno dei 18 di Manchester aveva giocato, avevano esordito tanti giovani, però forse per alzare la soglia, la sticella della tensione, Carlo Ancelotti fece un'urlata terribile nei confronti di Helweg. Carlo Ancelotti è un uomo buono, Carlo Ancelotti un uomo mite, e proprio gli uomini buoni, quando li vedi arrabbiati, ti fanno impressione. Carlo Ancelotti aveva fatto un'urlata pazzesca nei confronti di Helweg, e come spesso fanno gli allenatori, urli nei confronti di un giocatore, ma è come se urlassi al mondo, a tutto l'ambiente, alla squadra, per invitarla ad allenarsi meglio e a entrare in tensione. Però era rimasto, insomma, nell'eco di Milanello, nella grande eco di Milanello, con lo sfogo di Carlo Ancelotti, e rivedere 5 giorni dopo quell'urlata Thomas Helweg in campo contro la Coppa Italia ci aveva fatto piacere, ecco, anche perché a sua volta Thomas era un uomo mite, un uomo buono, insomma, e vederlo nuovamente in campo con la maglia del Milan dopo quell'episodio ci aveva fatto molto molto piacere. Del resto anche Carlo Ancelotti sicuramente è stato il primo ad essere dispiaciuto di quella urlata. Calcio di punizione, Milan è entrato in campo intanto Fusero al posto di Candelà. 85 minuti a San Siro, finale di Coppa Italia che sembra in dirittura, ma il Milan ha capito, cammin facendo in questa ripresa, di dover stare sempre attento, di dover stare sempre allerta, con la guardia alta, perché è una partita nella quale può sempre succedere di tutto. Inquadrato Rivaldo,
con Pirizzoli pronto a riprendere il gioco. Ancora il secondo pallone in campo. La Roma intanto, dopo la corsa di Pirizzoli, ha proseguito la sua corsa verso la metà campo rossonera. Emerson aspettato da Gattuso, ultimi scatti, ultime fatiche della stagione per un Milan che non vede l'ora di fare festa, che non vede l'ora di riabbracciare i propri tifosi, di sentire l'adrenalina del popolo rossonero addosso alla maglia rossonera. Ammonizione di Rosetti ai danni di Totti e c'è il doppio giallo per il fallo di Totti su un suo avversario. Roma che rimane addirittura in 9. Risata sarcastica da parte di Fabio Capello, protestano tutti, Totti lascia il campo, Totti dice ancora qualcosa all'arbitro, Candelà non accetta, Paolo Maldini dice ai giocatori della Roma ma basta dai, dall'alto insomma della sua esperienza, uno che ne ha viste tutte, uno che ha accettato sempre ogni tipo di decisione, Paolo, esce dal campo Francesco Totti e quindi... Qui rivediamo l'entrata su... ragazzi, questo è giallo sempre, questo è il secondo giallo. Totti lascia il campo. Attenzione, Redondo. Redondo appoggia per Paolo Maldini. Adesso Milan in 11 contro 9. E adesso è veramente Coppa Italia, adesso è veramente festa. Adesso è veramente Milan del double con Champions League e coccarda tricolore nella stessa stagione. Come nel 72-73, anche se nel 72-73 la Coppa Europea era la Coppa delle Coppe, però anche nel 73 c'era stato un double, trofeo europeo e Coppa Italia. Ecco il controllo da parte di Redondo. Redondo avanza, ormai è un Milan che attende solo il fischio finale da parte dell'arbitro Rosetti. La palla arriva dalle parti di Rui Costa. Ecco, sarebbe bello per il Milan chiudere senza la sconfitta, sarebbe un fatto importante. Però insomma resta comunque il trofeo, resterebbe comunque il trofeo di inorgoglire i giocatori del Milan. Attenzione Maldini, Maldini, Rivaldo, Rivaldo attaccato al limite dell'area, Roma che prova a portare avanti palla e la formazione rossonera deve assistere a questo tentativo della Roma in 9 contro 11. Una Roma veramente mai doma da questo punto di vista, una Roma che se l'è giocata fino alla fine, anche 9 contro 11 come ha dimostrato questa giocata. Adesso c'è un fallo da parte dei giallorossi, inquadrato intanto Calazze che sta per fare il suo ingresso in campo, calcio di punizione ancora a favore della Roma. Roma che chiude la partita in attacco. Ancora la folla rossonera che applaude Gattuso, tutti in piedi, standing ovation per Rino Gattuso. È un 5 alto fra due campioni d'Europa, Rino Gattuso e Calacalazze. È battuta la punizione da parte della Roma, e Roma in 9 contro 11 che si ripresenta dalle parti di Abbiati. In questo senso, come perseveranza, merita assolutamente il massimo del rispetto alla Roma, come nervosismo e come falli un po' meno, francamente. Come nervosismo e come falli. Intanto inquadrato ancora Cristian Abbiati da dietro. Avanza ancora Serginho mette in mezzo questa palla, alza Panucci attaccato da Inzaghi che fino a questo momento aveva segnato 29 gol nella stagione 2002-2003, aveva segnato Inzaghi 17 gol in campionato e 12 in Champions League, era quota 29, in Coppa Italia non aveva ancora segnato, ed è chiaro insomma il progetto che frulla nella testa di Pippo Inzaghi in questi minuti, quello di fare il trentesimo. Attenzione al Milan che allarga il gioco con Redondo chiama in causa Helweg mette palla a terra, serve Rui Costa che chiama in causa ancora Calacalazze. Milan che tiene palla, Milan che fa scorrere il tempo, Milan che per quanto lo riguarda non infierisce. Ecco Rui Costa, la partita ormai finita, anche la Roma non eccede nel pressing, 5 minuti di recupero e naturalmente per il popolo rossonero sono 5 minuti nei quali sarebbe importante tentare di fare il gol almeno per non perdere la partita. La Coppa Italia ormai è vinta, 11 contro 9, Milan che non può mai
naturalmente venire rimontato in queste condizioni. Ancora Zebinà, che ha cercato di commettere coerentemente un altro fallo, piccolo ma provato. Redondo e Maldini si scambiano palla, ecco Fernando Redondo che lancia palla in avanti, c'è l'intervento di Walter Samuel che ribalta il fronte di gioco della Roma. Ecco Samuel che chiama in causa Emerson guardato a vista da Serginho, tiene palla ancora la formazione giallorossa. Ecco il rilancio schermato molto bene da Calacalazze e il Milan si appresta a vivere gli ultimi attimi di una grande stagione, una stagione lunghissima con tantissime partite. Insomma, Milan ha giocato tutto il campionato, ha giocato 8 partite di Coppa Italia. Milan che evidentemente ha giocato poi 19 partite di Champions League. Insomma, un Milan che ha veramente giocato tante partite. Ecco ancora la squadra rossonera in possesso di palla, lancio in area di rigore, ancora Marco Del Vecchio pronto a colpire, ma la difesa rossonera chiude i giochi per quanto riguarda questa azione. Ancora il Milan in attacco con Manuel Rui Costa, dà ancora indicazioni Carlo Ancelotti, vorrebbe anche lui evitare di perdere davanti a un pubblico così questa partita. E adesso è ancora il Milan in possesso di palla, Milan che aveva fatto, ripetiamo, 34 partite di campionato, 8 di Coppa Italia, sono 42, 19 di Champions League, perché con il preliminare sono state 19, e arriviamo a 61 partite, numero pazzesco. Questa era la 61esima partita con il secondo trofeo in bacheca. Milan che aveva fatto una grande campagna acquisti nel 2002, era arrivato Seedorf, era arrivato Nesta, era arrivato Rivaldo, era arrivato Thomasson, una campagna acquisti che seguiva quella del 2001, quando era arrivato Pirlo, quando era arrivato Rui Costa, quando era arrivato Inzaghi. Insomma, le grandi squadre, ci vogliono almeno due grandi campagne acquisti per farle nascere, e questa era la grande squadra del 2002-2003 che avrebbe poi continuato a vincere anche nella stagione successiva. Laursen recupera palla, ma c'è stato un fallo da parte dei giocatori rossoneri, un ponte difensivo. Carlo Ancelotti non è d'accordo con il direttore di gara. Ancora inquadrato Fabio Capello, palla recuperata dalla Roma, Roma che prova ad avanzare, c'è il controllo da parte dei giocatori giallorossi. Fuser scambia in avanti, va a chiudere Calacalazze, tempestivo l'intervento di Cala. Adesso è il Milan che riparte, Calacalazze che torna un po' a fare il centrocampista come nella sua prima stagione rossonera 2000-2001. Attenzione Rivaldo, segue il movimento di Inzaghi, ed ecco il gol numero 30, Pippo Inzaghi sotto la sua curva, Pippo Inzaghi fra la sua gente, 30esimo gol in stagione, eccolo qua Carlo Ancelotti che non voleva mai perdere questa partita, l'abbraccio a Tassotti, l'abbraccio a Costacurta, 2-2, grande assist di Rivaldo, due splendidi assist in questa partita da parte del Milan, mentre la Roma è vissuta sostanzialmente nella fase offensiva solo sulle punizioni di Totti, perché è stato Totti che si è reso pericoloso. Cassano ha passato la partita, trascorso la partita purtroppo in un'attuazione cronistica, soltanto a protestare. Totti invece ha creato occasioni nel primo tempo e ha colpito nel secondo tempo con due gol. Però mentre le conclusioni splendide di Totti sono state un gesto del singolo, il Milan ha fatto gol con due grandi assist, l'assist di Serginho per Rivaldo e l'assist di Rivaldo per Inzaghi, e Rivaldo per la sua grande prestazione in questa finale di Coppa Italia merita di chiudere la stagione con un gol e un assist, 2-2. Non c'è nemmeno la soddisfazione per la Roma di vincere almeno la partita di ritorno, 4-1 e 2-2, 6 gol del Milan nella doppia finale di Coppa Italia, si è fatto male esultando Pippo Inzaghi. E questo sarà un po', questi saranno un po' i prodromi della stagione successiva 2003-2004, dove Milan vincerà il campionato ma Inzaghi sarà molte volte fuori per infortunio. Adesso c'è tempo, spazio solo per la festa. A male Pippo, Milan che chiude in 10, gamba molto rigida da parte di Super Pippo Inzaghi, problema di fine stagione per Super Pippo. Inquadrata intanto la panchina rossonera, calcio d'angolo a favore della Roma con Abbiati che dà indicazioni ai propri compagni di squadra, la palla deviata, recupera Rui Costa, finisce qua. Il Milan vince la Coppa Italia 2002-2003, è la prima Coppa Italia vinta dal Milan di Silvio Berlusconi,
Adesso grazie campioni, il Milan campione d'Europa, il Milan vincitore della Coppa Italia, tutto nella stessa notte, tutto nella stessa settimana, settimana magica, l'ultima del maggio 2003, con San Siro che si prepara per la grande premiazione, con il Milan felice, con la sua gente tutta in festa, con San Siro che celebra Champions League e Coppa Italia tutto in una notte. Un grande Milan, una grande partita, Milan che se n'è anche vista brutta sul 2-0 per la Roma in questa partita, ma ha reagito subito, Serginho ha tirato fuori del cilindro subito la grande giocata, subito il grande assist, e adesso è festa, la festa preparata nel cerimoniale da tutto il Milan. La Roma arrivata a San Siro, tanto ci sono i fischi da parte dei tifosi rossoneri perché ci sono state troppe proteste, troppi falli, è stata troppo incattivita, troppo incancrenita questa finale di ritorno di Coppa Italia da parte dell'atteggiamento della Roma, per cui il tifoso milanista medio non ci sta, ed è il motivo insomma dei fischi che non dovrebbero esserci, ma che insomma nell'adrenalina da stadio arrivano sulla Roma, che viene premiata con la medaglia, qui vediamo Traianos Dellas con la medaglia della seconda classificata nella Coppa Italia 2002-2003. Inquadrato Pippo Inzaghi che va ad abbracciare Calacalazze, ecco Pier Silvio Berlusconi, vediamo Baldini, vediamo Pradè, vediamo uno stadio bellissimo, uno stadio che ha voglia di esprimere tutta la sua gioia, tutta la sua musica, tutta la sua elettricità, è uno stadio importante, un grande San Siro, vedete il grazie campioni luminoso che sta per accendersi alle spalle della squadra rossonera in una notte di grande orgoglio milanista, con Martin Laursen che bacia la Coppa Italia, con Pippo Inzaghi che la accarezza. Il primo gol in Coppa Italia di Pippo in questa stagione è stato il 30° della sua stagione. C'è solo gioia, c'è solo voglia di scherzare, c'è solo voglia di sorridere fra i giocatori del Milan. Medaglia al petto, petto in fuori, Milan vincitore anche della Coppa Italia dopo la Champions League di Manchester nella finale tutta italiana con la Juventus, battute in due finali a stretto giro due grandi rivali, la Juventus a Manchester, la Roma a San Siro. E praticamente sono stati magici tutti gli 11 giorni, gli ultimi 11 giorni, inquadrato anche Sam Dallabona, pensate, recuperiamo alla memoria questo giovane che si era manifestato anche nel Chelsea, il giovane portiere Curci della Roma in tribuna. Dicevamo gli 11 ultimi giorni del mese di maggio del 2003 sono stati magici. 20 maggio 4-1 per il Milan a Roma nella finale andata di Coppa Italia, quadrato anche Roque Junior. 28 maggio finale contro la Juventus vinta a Manchester ai rigori, e 31 maggio Coppa Italia al cielo, anche Ciamotta, anche Valerio Fiori, tutti a festeggiare, tutti nel cuore della festa, tutti al centro di una grande notte, con Paolo Maldini pronto ad alzare al cielo di Milano la Coppa Italia, uno dei grandi trofei della Milano rossonera, della Milano 7 volte campione d'Europa e 4 del mondo. Ecco Paolo Maldini che alza al cielo di San Siro la Coppa Italia. È una bellissima immagine, l'immagine di chiusura di questa nostra partita, di questo nostro Milan-Roma. I campioni dell'Europa siamo noi, è il canto di San Siro, il canto dei ragazzi del 2002-2003, gli splendidi ragazzi del 2002-2003, che chiude questa importantissima, doverosa, storica, importante, bella, effervescente retrospettiva su Milan-Roma di Coppa Italia del 2003. Milan che non vinceva la Coppa Italia dal 1977, l'aveva vinta sempre a San Siro in finale, in quel caso una finale secca contro l'Inter 2-0 con i gol di Maldera e Braglia, e con l'ultima partita, l'addio al calcio di Sandro Mazzola. Dal 77 al 2003 il Milan torna a vincere la Coppa Italia a San Siro.